La prima cosa che vorrei dire guardando questo luogo, sia questa casa e poi quest'altra casa che siamo noi, che siete voi, che tutto comincia da cose piccole. Dice, beh, lo so, mica tanto, perché qualche volta pensiamo che disprezziamo le cose piccole, vogliamo vedere subito se crescono. C'è come quella che si chiamerebbe un'ansia di prestazione. I preti ce l'hanno, i parroci tantissimo. Quando arriva un parroco c'è un'ansia di prestazione, deve cambiare tutta la parrocchia. Gli orari, perché sono arrivato io? Ma ognuno di noi ce l'ha un po', in tanti modi. E quello che Papa Francesco direbbe lo spazio invece del tempo. San Francesco non c'aveva ansia di prestazione. Sentiva l'amore di Gesù e voleva soltanto rispondere all'amore di Gesù. E allora, guardando questa casa piccola piccola, con questo chiesone che gli sta sopra, che un po' la protegge, non c'è dubbio, qualche volta ho paura anche che la chiuda, ma dipende come la viviamo, tutto inizia da cose piccole, fratelli. Non vergogniamoci delle nostre cose piccole. Si diventa grandi seguendo Gesù, si diventa grandi camminando con Lui, direi anche un po' poco alla volta, diffidiamo dall'idea di arrivare subito, di costruire cose grandi e poi per deluderci o per, sarebbe nel Vangelo dell'altra volta, il seme che è pieno di gioia, con tanto entusiasmo, poi al primo sole, la prima avversità si perde. Cose piccole. Come questa casa, piccola e bellissima. Piccola c'è dentro tutto il mondo, come anche la nostra vita. La seconda cosa è, in questi giorni credo che avete camminando, avete perso anche tante cose, a parte qualche chilo. ho incontrato qualche frate che era un po' cicciotto alla fine della marcia, l'ho trovato già più così più snello. Ma a parte qualche chilo, uno ha perso anche tante cose in questa marcia, indubbiamente, che gli sembravano indispensabili. Poi, come spesso avviene quando uno cammina, all'inizio si vuole portare tutto, poi dice, ma a me che mi serve? Mi appesantisce, basta, no? Questa che è sostanzialmente la semplicità, che è molto diversa dal fare quello che uno si sente, che la semplicità tarocca di questo mondo che dice devi essere te stesso, in molti casi credetemi è meglio non essere se stessi perché altrimenti uno fa dei pasticci che è la fine del mondo. Essere se stessi, certo che dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo trovare noi stessi. Io credo che in questi giorni avete trovato tanto di voi stessi per davvero, come Zaccheo. Zaccheo trova finalmente se stesso incontrando Gesù. Ecco, questa è la semplicità di questi giorni, che ha significato anche la fatica di marciare, perché ieri sera quando sono arrivato ho visto certi piedi che proprio facevano fatica, capite quando, come sarò e come saremo sperando di arrivare, di essere un po' anziani, quando un po' si ciabatta, diciamo così, adesso non so come dire meglio, non so se c'è, insomma, proprio con i piedi un po' stanchi, diciamo così, ecco. È faticoso? Beh, un pochino sì. Qualche salutista era tutto contento, ma anche il salutista alla fine di ieri sera era stanco pure lui. Ma quanta semplicità e anche quanta gioia. La semplicità che è questa, perdere quello che è inutile, le complicazioni che tante volte ci rendono fatalisti, vittimisti, narcisisti, quelle che non sono tutte parolacce, sono tante volte le cose con cui viviamo. Vittimisti, tantissimo, per cui io un passo oltre non lo faccio, e con tutti i problemi che ho, come faccio a fare un passo oltre? Prima devo risolvere tutte le cose che ho io, auguri, ci vediamo, in genere quando uno pensa di risolvere tutto prima di cominciare a camminare, resta fermissimo proprio, se non va indietro, no? Un po' fatalisti, e per cui deve succedere qualche cosa, il problema vero che succede, ma devi salire sull'albero, devi uscire perché quello che succede tu lo possa afferrare.
altrimenti succede, ti passa avanti e resti sempre fatalista a dire ah ma io non c'ho l'occasione, certo le perse tutte, ad aspettare la vera occasione, no? Narcisisti, io non ho qualche diffidenza verso troppe interpretazioni che poi diventano, come dire, paradossalmente un modo per studiarsi sempre, per non cambiare mai, per capire tutto e non capire niente, no? Perché a mio parere uno trova se stesso trovandosi negli altri. Zaccheo trova se stesso accogliendo Gesù, non passando la vita a guardarsi o a capirsi, no? Noi abbiamo tantissimo tempo da buttare su noi stessi, ma se non facciamo un passo oltre non troviamo noi stessi e restiamo sempre a guardarci. Ed è un possiamo passarci tutta la vita, chiaramente, no? Allora, questi giorni, questa semplicità, che è veramente francescana, perché questa è la vera semplicità francescana, cioè di Francesco, tutt'altro che, lo dico con molto affetto per i nostri fratelli, tutt'altro che frateria, cioè io faccio come mi viene, no, la semplicità è camminare, è perdere il vittimismo, il fatalismo, il narcisismo, è perdere le nostre finte complessità per trovare la bellezza, la gioia, per stare insieme, per essere fratello, per essere sorella, per dare un primato agli altri. Questa è la semplicità di Francesco. Ecco, l'altra cosa che volevo dire è il passo oltre, perché se non facciamo oltre, restiamo dove siamo, e se si resta dove si è, in genere si resta indietro. Non è vero che uno, è un'illusione che io resto dove sono. Poi la vita va avanti e ti ritrovi qualche volta impietosamente indietro. Il passo oltre, però, guardate, non è un problema di sforzo, perché sono quelle cose come quando noi riduciamo il Vangelo a sacrificio. È anche sacrificio, un po' sì, non c'è dubbio. Papa Francesco dice tante cose profonde, semplici e molto esigenti. Del Vangelo di domenica scorsa dicevano, quello che vendeva la perla, che ha trovato la perla e vendeva tutte le altre, certo che ha fatto un sacrificio a vendere tutte le altre, e siccome tutti noi vogliamo tenerci tutto, ed è l'idea di restare dove sono, e poi alla fine perdi la perla però. Allora il sacrificio un po' c'è, certo che c'è, ma per la gioia. È come quando uno trova la cosa più bella, ma fa anche un sacrificio, ma è contento di farlo, perché ho trovato la cosa bellissima, ho trovato la bella, ho trovato il tesoro. E San Francesco ci aveva il sacrificio a lasciare i suoi vestiti, ma forse anche un pochino sì, non lo so, all'inizio era sempre figlio di suo padre, insomma sapeva bene che il valore di quei vestiti, ma era contentissimo, ha trovato, che gli importava, no? Ecco, per questo facciamo un passo oltre. Poi facciamo il Vangelo di oggi, quasi finito, perché credo che questa notte è stata una notte, insomma, importante, ecco. Quindi non vorrei, siccome avete dormito poco, non vorrei che dormite adesso. Avrete tempo, diciamo, insomma, ecco. Questo sì, spero anche. Zaccheo fa un passo oltre. Il Vangelo di oggi è bellissimo, come tutto il Vangelo in realtà. Fa un passo oltre, caspita, sale su un albero. E fa un passo oltre perché, non so, ha fatto uno sforzo titanico, perché voleva vedere Gesù. Il desiderio. Io un passo oltre lo faccio perché sento un desiderio. Ora, di desideri, attenzione, perché il mondo ce ne riempie tantissimi. E la differenza fra il piacere e la gioia, se voi vi rileggete, mi sembra che sia il terzo o il quarto paragrafo dell'Evangelii Gaudium, l'esortazione di Papa Francesco, la differenza fra gli infiniti piaceri che il mondo ci regala e la gioia, che è un'altra cosa. Allora, desideri ce ne abbiamo tantissimi, non so, ieri stavo, adesso sto a Bologna appunto da 2 anni,
stavo con uno, uno di Bologna proprio, siccome Bologna non vince il campionato da 50 anni, e quindi dice: guarda, io ho sto desiderio prima di morire, mi ha detto questo, l'ha detto in bolognese, io purtroppo lo traduco in romanesco, prima di morire vorrei che Bologna vincesse lo scudetto, è il desiderio più grande che ho della vita. Va benissimo, è legittimo, eh? Io me lo auguro anche perché io avevo detto che davvero, quando mi avevo detto che sarei andato a Bologna, ho detto: guardate, è più facile che Bologna vinca lo scudetto che io vengo vescovo a Bologna. Io purtroppo vescovo, no, purtroppo sono contento, sono andato vescovo a Bologna, voglio vedere però se Bologna vince lo scudetto, perché a questo punto speriamo, non lo so, insomma. Ecco, quindi di desideri ne abbiamo anche, purtroppo il mondo ci inganna, perché il diavolo non vuole che l'uomo sia contento, fa di tutto perché l'uomo non sia contento. Questo fa il diavolo. Che cosa fa il diavolo? Vuole che l'uomo non sia contento, e quindi si inventa un sacco di desideri tarocchi, che ci corri appresso, che pensi arrivi a quello, e poi dopo di che non bastano mai, no? Ecco. E Zaccheo qual è che sente? Non è che capisce tutto, attenzione. Non è che c'ha chiaro il programma, ha capito tutto quanto, quindi se incontro Gesù, se vedo Gesù, mi succede questo e questo. Il Vangelo non è un programma, la vita non è un programma, molto di più per certi versi, davvero un'avventura, ma nel senso vero del termine, no? E c'ha il desiderio di vedere Gesù, che lui che c'aveva il desiderio di riempirsi le tasche, se le era riempite, era diventato un uomo temuto, giudicato malissimo, ma temuto, come qualche volta anche certi prezzi, diciamo così, al diventare grandi secondo il mondo, ad essere di successo, che poi in realtà tutte cose finte, no? Come certi restyling fisici penosi, no? Che fanno male poi alla fine, no? Però fanno sentire importanti. Il vero desiderio, vedere Gesù. Ecco, guardate, questo è il desiderio della nostra vita, ed è il desiderio della vita di tanti. Allora, l'ultima cosa che vorrei dire è questa. Zaccheo è bassetto, no? Anche noi. Tutti noi siamo un po' bassi. Questo qualche volta ci può sembrare una condanna, qualche volta ci fa voler diventare grandi come Zaccheo, che era bassetto, però lo temevano tutti, eh? Perché? Perché appunto era capo dei pubblicani, quindi figuriamoci. Abbiamo bisogno di un albero. Guardando un po' noi, pensando anche a San Francesco, cos'è questo albero? Per me è la comunità dei fratelli e delle sorelle. Tutti noi abbiamo bisogno di una comunità di fratelli e di sorelle. È l'albero che ci aiuta a vedere Gesù, che non ci fa vergognare, di cui abbiamo bisogno sempre, non ci abbiamo bisogno soltanto quando stiamo qui. Io quello che vi chiederei è che questa comunità che vivete qui, vivetela dove siete, costruitela, arricchitela, perché è l'albero in cui noi e tanti potranno vedere Gesù. Non sciupatela, è il regalo più bello che il Signore ci fa, dei fratelli e delle sorelle che vivono insieme, che si vogliono bene, che si aiutano a vedere Gesù, che rispondono a quel desiderio, no? Vi ricordo, sapete, penso che l'avranno detto, che il desiderio sa di stelle, sa di domanda profonda della vita, delle domande vere della vita, non quelle stupide che ansia di prestazione, no? Quelle vere. Ma se c'è una comunità di fratelli e di sorelle che mi aiuta, di veri fratelli e sorelle, di persone che camminano con me, che mi vogliono bene, quindi anche mi cambiano, perché tutti noi, se siamo davvero fratelli e sorelle, cambiamo. Ieri è venuto a trovarmi uno, dico chi, che c'ha un caratteraccio, e ho pensato: ma come cambiano i caratteracci? Oppure come il mio carattere diventa qualcosa di utile per gli altri? Perché poi cambiare il caratteraccio mica significa buttarsi via. E come? Se vivo da fratello e da sorella, se mi penso insieme agli altri,
se vivo in una comunità, questo albero che è la comunità, che avete vissuto in questi giorni, che vi ha accompagnato, di cui siete contenti, guardate, alcuni di voi sono in età di matrimonio, no? Qualcuno qualche fidanzamento, qualcuno qualche insomma, sta recuperando il tempo perso, diciamo, oppure insomma sta facendo un ripasso, ma speriamo di no, non fatevi troppo, i ripassi qualche volta sono un grande inganno, uno ripassa tutta la vita, invece deve approfondire, che è un'altra cosa, per cui non è che i ricambi poi ti insegnano a voler bene, se non sai voler bene puoi ricambiare una ragazza al mese, ma sei sempre lo stesso. Perché devi approfondire, che è un'altra cosa, devi andare dentro, non restando fuori. Costruite una famiglia, non c'è dubbio, ma restate legati alla comunità, perché se c'è una comunità la famiglia sarà forte, altrimenti se vi chiudete, se pensate di essere, perché che la risposta è lì, la vera risposta per noi è questo albero che continuerà a farci vedere Gesù, che ci aiuterà a vedere Gesù. E costruire la comunità significa volersi bene, prendere sul serio il Vangelo, seguire Gesù e sentire sull'albero che ti chiama per nome. Ecco, questa è proprio l'ultimissima cosa. Io mi sono chiesto, no, ma perché Gesù doveva andare da Zaccheo? Perché gli dice, devo venire a casa tua. Ma Zaccheo, se fosse stato diffidente, avrebbe pensato subito, e quando finalmente rispondiamo al desiderio, smettiamo di essere diffidenti, prudenti, facciamo davvero un passo oltre, perché il passo oltre vuol dire il passo oltre la paura, il passo oltre la diffidenza, un passo oltre al sospetto, per cui devo sempre capire bene tutto, no? Questo è il passo oltre. Zaccheo lo fa il desiderio e poi aprendo il cuore, cioè aprendo la casa. Ma a Gesù, ma che doveva andare a fare a casa di Zaccheo? Cercava Zaccheo e basta, che doveva fare? Gli cercava lui, era soltanto per dirgli io entro a casa tua, io non ho paura di te, io non mi vergogno di te, che sei il capo dei pubblicani, immagina i farisei quelli subito a dire è andato a casa di Zaccheo, ed è questo che gli cambia la vita, perché noi abbiamo un desiderio, ma anche Dio c'ha un desiderio, eh? E il suo desiderio siamo noi. Lui fa un passo oltre, caspita, ha fatto un passo più oltre di quello, dal cielo è venuto sulla terra, dal verbo è diventato uomo. Fratelli, facciamo il contrario. Costruiamo allora e amiamo questo albero che è la comunità, costruiamola dove siamo, con la nostra amicizia, con la nostra visita, con la nostra preghiera, con leggere la parola di Dio insieme, per vedere Gesù, perché il Signore entri nella nostra vita. E anche perché aiutiamo tanti a trovare, come Zaccheo, la gioia del Vangelo. E così sia.